devo dire, prima di tutto i numeri, nel senso che si paventava una riduzione del numero di sfilate, invece sono di più rispetto a quelle di febbraio, quindi un'indicazione positiva anche sul fronte della congiuntura. Diciamo poi che c'è una presenza internazionale l'ultimo giorno importante, perché abbiamo ben 4 nazioni presenti, quindi pakistani, indiani, colombiani e russi. Cito in fondo la Russia anche perché poi il giorno 22-23 di ottobre saranno gli italiani ad andare a Mosca, quindi ci sarà questo duplice Italian Fashion Day. Che dire di più? Primo giorno 23, mercoledì, i giovani, Fashion Incubator, terza edizione, che sono reduci dai successi di Tokyo, dove sono andati i primi di settembre e hanno riscosso un grande interesse. Poi di mezzo tutti accalcati come è d'abitudine, però ecco, non abbiamo sovrapposizioni e quindi fra morti e feriti mi pare che tutto cominci come deve cominciare, con qualche polemica ma anche con tanti aspetti, invece una grande creatività, perché quello che sto constatando è che in questa situazione certamente difficile gli stilisti non si sono risparmiati e quindi hanno accentuato gli sforzi in termini di creatività, di innovazione, quindi vedremo delle belle collezioni.